Allora, siamo qui 20 anni dopo, 20 anni dopo a celebrare un uomo che 20 anni fa danzava qui ed è entrato in una videoinstallazione per il lanificio. E sicuramente c'è molta emozione a entrare qui in questo luogo che penso sia magia, sia un patrimonio incredibile italiano. E niente, il video è Tanzin tra Stanz, è un gioco di parole tra il tedesco e il nostro calabrese, ed è una visione, una mia visione delle macchine che si muovono e di quello che producono.